Benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Marco 2035. Io sono Tommy. E io sono Marco. E oggi siamo qua per fare dei quiz sui personaggi della Marvel. Prima di iniziare il video ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividere con tutti i vostri amici, ma non perdete in chiacchiere e iniziamo col primo personaggio. Avete 10 secondi a partire da adesso. Tempo scaduto ragazzi, lui era Colosso, il cui vero nome è Peter Nikolayevsky Rasputin, un personaggio di fumetti Marvel creato da Len Wayne e Dave Cockrum, apparso per la prima volta nel fumetto Giant Size X-Men numero 1 del maggio del 1975. Ok ragazzi, so che forse è un po' scontato capire chi è, ma 10 secondi a partire da adesso. Tempo scaduto ragazzi, lui è Carnage, alter ego di Cletus Kennedy, personaggio del momento di Marvel creato da David Michelin e Mark Bagley. Bagley, scusatemi la pronuncia, non sono bravissimo. Grazie. Ha esordito nella serie The Amazing Spider-Man nel numero 344 come Cassidy e nel 360 come Carnage, prossimo cattivo. Ok ragazzi, 10 secondi a partire da ora. Ok ragazzi, tempo scaduto, lui è, lo sapete tutti chi ovviamente, Ultron, personaggio di fumetti Marvel creato da Roy Thomas e George Buscema nel 1968, pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione risale al numero 54 in The Avengers, prossimo personaggio. Ok ragazzi, questo qua potrebbe essere un po' difficile per alcuni se non l'avete mai visto. Sì, ma se siete dei veri appassionati come Marco e io, lo saprete indovinare lo stesso. 10 secondi a partire da adesso. Tempo scaduto ragazzi, lui era Shang-Chi, scusatemi la pronuncia, personaggio dei fumetti Marvel creato da Steve Englehart e Jim Starlin, mi pare, sì, Starlin. Grande. La sua prima apparizione avviene in Special Marvel Edition volume 1 del 1973. Prossimo personaggio. Tommy, scusami se ti interrompo, ma dimmi Marco. Potete vedere che dietro lui c'è, ci sembra, la cosa? La cosa è un Thor taroccato. Vabbè, non lo sappiamo chi sarà, però vabbè, andiamo avanti. Ok raga, lui vabbè è scontato quasi. 10 secondi a partire da ora. Tempo scaduto ragazzi, lui era Doctor Strange, il cui vero nome è Steven Vincent Strange, personaggio immaginario creato da Stan Lee e Steve Ditko, pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione avviene nel 1973 nel fumetto Strange Tales, prossimo personaggio. Ok ragazzi, 10 secondi a partire da ora. Tempo scaduto ragazzi, lui è War Machine, il cui vero nome è James Rupert Rhodes, personaggio di fumetti Marvel creato da David Michelin e Bob Layton. Layton. La sua prima apparizione avviene in Iron Man numero 118 del 1979, ultimo personaggio. Ok ragazzi, 10 secondi a partire da ora.
ragazzi, lui è Visione, un personaggio immaginario della Marvel Comics creato da Roy Thomas e George Buscema, anche se nel fumetto è creato da Ultron. Ma andiamo avanti. Esordì nel 1968 con The Avengers. Ragazzi, questo video si conclude qui. Se vi è piaciuto lasciate tantissimi mi piace, condividete il video e scriveteci quanti ne avete azzeccati voi. Marco, sinceramente, quanti ne hai azzeccati tu, Marco? Io uno che all'inizio per un po' non mi ricordavo era Shang-Chi, che mi ricordo che era, scusami, lui, eccolo. Sì, lui, non lo ricordo. Lui è un po' difficile perché è nuovo. Non è famosissimo, infatti. Però vabbè. E te, Tommy, qual era quello che... Ma anche per Shang-Chi, sinceramente. Veramente? Sì, anche per Shang-Chi. Chiedetelo anche voi, ragazzi, sotto nei commenti, per voi, qual è stato il più difficile e quanti che avete indovinati. Scriveteci se volete di nuovo questo video e ciao! Ciao ciao!